Va? Benvenuto a Donato Savatteri, Country Head Italy di Tiro Price, al quale vogliamo chiedere, in funzione di quello che è il contesto di mercato che stiamo vivendo anche a inizio anno, quali possono essere le strategie più interessanti da adottare? Certamente, grazie. Ma diciamo, siamo entrati in una nuova fase di mercato, l'abbiamo visto nel 2018 con un ritorno prepotente della volatilità che ha portato quasi tutte le asset class ad avere rendimenti negativi per l'anno. Tutto questo secondo noi continuerà nel 2019, vi sono tensioni economiche, tensioni commerciali come la guerra dei dazi, tensioni politiche, ci sono politiche monetarie divergenti, insomma tutto porta a prevedere un aumento addirittura della volatilità. Volatilità che porta anche dispersione di rendimenti, quindi si scaverà un profondo gap, un profondo solco tra vincitori e vinti. Ebbene, tutto questo porta grandi opportunità perché una gestione attiva di qualità è in grado di identificare i vincitori di domani. Andandosi a basare su fondamentali si possono trovare le aziende in grado di cavalcare questa disruption in atto e abbandonare invece quelle che sono destinate ad avere una grande contrazione degli utili. Quindi secondo noi gestione attiva innanzitutto di qualità con un'ampia piattaforma di ricerca è alla base di tutto. Per quanto riguarda il come affrontare questi mercati, poi diciamo che anche i piani di accumulo sono una cosa molto intelligente e da fare sempre, ma una fase come questa ha dimostrato che rimanere investiti sul mercato o anzi investire ancora di più nel corso del mese di dicembre ad esempio avrebbe portato grandi profitti, grandi vantaggi. Per quanto riguarda le singole strategie di investimento, Tiro Price è da sempre convinta che il mercato americano azionario sia da tenere sempre in considerazione. Innanzitutto pesa il 55% dell'indice azionario, quindi andrebbe sempre messo in portafogli azionari. Poi è un mercato molto dinamico, un mercato ancora in crescita, il mercato del lavoro è ai massimi da sempre, vi sono ancora utili molto buoni e sani delle aziende, insomma, e anche il presidente Trump ha tutto l'interesse a che la borsa performi bene. Vi sono anche poi mercati emergenti, azionari da un lato, che hanno perso molto e quindi hanno ottime valutazioni, mercati obbligazionari emergenti dall'altro, grazie alla grande sottovalutazione delle valute. E non dimentichiamoci tra l'altro nei mercati emergenti che non si tratta più solo di mercati legati alle materie prime, ma oggi nell'indice emerging market la tecnologia pesa ben il 27%. Questo vuol dire che sono mercati in grado di partecipare anche alla grande crescita secolare dei nuovi temi economici e sociali. Quindi in sostanza per il 2019 grande opportunità sul lato azionario con una gestione attiva di qualità e preferibilmente anche tramite piani di accumulo. Grazie mille. Grazie a voi.